E buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video. E forse non sarà neanche solo un video, perché oggi sono qui per annunciarvi tante nuove novità. Nell'ultimo periodo non mi avete visto tanto su YouTube, ho fatto fatica a registrare, sono usciti pochi video, gli unici video che avete visto sono stati quelli di Pro Cycling Manager e dell'unboxing della Van Riesel RCR, che è andato molto bene e mi ha gasato molto fare quel tipo di video. Dopo quello ho fatto l'upgrade della mia Van Riesel EDR, che poi in realtà l'upgrade l'ho fatto dopo off camera, perché da quando ho acquistato quei componenti ho iniziato a cambiare dei componenti, da quei componenti ne ho presi altri. Fatto sta che l'ho praticamente cambiata tutta, voi avete visto che ho cambiato le ruote. E cos'altro? Il nastro manubrio e basta. Poi ho cambiato il manubrio, ho cambiato reggisella e ho cambiato il gruppo intero e l'ho praticamente smontata da zero e l'ho dovuta riassemblare. Ma questa in realtà è un'altra storia. Vedete, smontata da zero e l'ho dovuta riassemblare. Ma questa in realtà è un'altra storia e ve la racconterò più avanti perché merita e il risultato finale, secondo me, vale la pena vederlo, perché sono passato anche dal gruppo meccanico al gruppo elettronico. Ma questa, come vi ho appena detto, è un'altra storia. Oggi sono qui per dirvi tante novità. Dalla prossima settimana, in realtà, inizierò a fare i video con costanza, con una certa programmazione. Il martedì sarà il giorno del DS Cycling. Una volta avevo già fatto l'LDS Cycling Show, sarà una cosa simile ma leggermente DS Cycling Show sarà una cosa simile ma leggermente diversa. Quello che voglio fare è anche creare un podcast, quindi il DS Cycling che vedete il martedì su YouTube molto probabilmente estrapolerò l'audio e quindi poi lo andrò a caricare anche su Spotify. Attualmente che sto registrando il video non ho ancora caricato il profilo, ma nel mentre che lo monterò e sarà pubblico, sicuramente avrò già fatto anche il profilo Spotify che vi lascio già qua sotto in descrizione, quindi vi consiglio di andare a seguirmi anche là perché è un podcast, perché io sono un fan dei podcast, li ascolto sempre, sono anni che li ascolto e quindi ho voluto creare anche il mio e siccome non ce n'è ancora uno in Italia, secondo me, che parla di ciclismo come lo intendo io, spero di essere io il primo a portarlo. Ce ne sono certi, come vi consigliavo anche in un video di Pro Cycling Manager, molto carini, tipo Ciclismo Competente, che parla di ciclismo, ma più nella parte dell'allenamento. Quindi andrò a fare una cosa diversa e vi consiglio di andare a seguirmi fino ad ora. La puntata sarà su Spotify e sarà ovviamente che qua su YouTube. Qua su YouTube sarà uguale, l'unica roba avete l'immagine e io caricherò anche delle immagini per rendere il video più interattivo. Ma le novità non finiscono qui. Il nome DS deriva anche dal mio nuovo sito. Sono mesi che in realtà ci sto lavorando dietro, sono riuscito a trovare finalmente un'impaginazione come lo volevo io e questo è il sito. Vi lascio qua una piccola anteprima, qui sotto vi lascio il link. Il sito è www.dscycling.com. Come lo vediamo adesso è povero perché bisogna ancora inserire gli articoli, bisogna ancora inserire tante cose e quindi sarà un work in progress. In realtà negli ultimi mesi ho fatto degli articoli di prova, ho visto come usciva l'impaginazione, però ho deciso di cancellare quegli articoli di prova che non erano fatti benissimo e di farli man mano. All'interno ci saranno tante cose tecniche come le biciclette nuove, le biciclette che ho testato, le biciclette che spero di testare in futuro. Tanti miei punti di vista, perché sono io che vado a scrivere per ora tutto. E cosa importante, parleremo anche di gare, quindi strada e cross country per ora. Se andate a vedere nel menu in tendina, difatti potete trovare tutti i menu. L'unico menu che mi sa che attualmente non ci lavorerò dietro, perché ho in mente una bellissima cosa, è il menu pezzi di ricambio. Non vi anticipo nulla, ma appena avrò tempo andrò a sviluppare anche quella parte, che secondo me sarà anche quella molto carina. Per quanto riguardano invece gli altri menu, appena caricherò diversi articoli vedrete come inizia a prendere forma. La mia idea su quel sito è quella di aiutarvi anche nell'acquisto dei vostri componenti e soprattutto all'acquisto delle vostre biciclette. Quando sarà un po' più ricco il sito, nel menu bici,
Potete andare a ricercare un modello di biciclette che volete voi e il sito in automatico vi darà il suo articolo. Anche qua, in realtà, la mia idea è un'altra e spero di riuscire a svilupparla nel futuro. Oltre a questo, sono andato a cambiare il logo del canale. Spero che vi piaccia. Dopo anni e anni che usavo il logo vecchio, sono andato a sostituirlo finalmente. E detto questo, passiamo al prossimo capitolo di questo DS Cycling, primo DS Cycling. Oggi è una puntata un po' così, ma già dalla prossima puntata parleremo ancora di più. Sarà diviso così, quindi nella prima parte l'argomento iniziale, vi ho parlato questa volta del mio nuovo sito, vi ho parlato del mio nuovo canale, diciamo. Secondo argomento è il mondo gare, come il vecchio LDS Cycling Show, bisogna parlare di quello che succede nel mondo delle gare, ovviamente. E andiamo subito a vedere cosa è successo la settimana scorsa e accendiamo cosa è successo nei mesi precedenti. Accendiamo e basta, perché sennò stiamo qua ore e ore a parlare. Settimana scorsa si è corsa la Amstel Gold Race domenica, vittoria di Tom Pidcock che era dato come il favorito, ma da nulla poi è arrivato un certo Van der Poel a correrla. E quindi si è trasformato Van der Poel come il favorito di giornata. Ovviamente tutti correvano contro Van der Poel e dal chilometro meno 30 hanno iniziato gli attacchi. Gli attacchi che hanno sganciato un gruppetto davanti. Uno dei primi a scattare è stato Hirschi. Poi all'interno di questo gruppetto gli altri nomi interessanti sono stati, come vi ho accennato prima, il vincitore Tom Pidcock e Tijs Benoot. Gruppetto di 10 che se l'è giocata fino all'arrivo e meno 15 all'incirca sono usciti fuori 4 più forti che erano Hirschi, Tijs Benoot, Tom Pidcock e Mauri Van Zevenant. Fino all'ultimo è stata una gara incerta perché la Amstel è una gara sempre incerta. Arrivo a 4, i 4 si guardano. Van Zevenant, piuttosto di arrivare esimo, ha deciso di tirare la volata agli altri per arrivare poi quarto. E a vincere è stato Pidcock davanti Hirschi e Benoot. Gara molto bella, alla fine Van der Poel non aveva la gamba, è arrivato nel gruppo principale. Iniziato ieri il Tour of Alps, prima tappa con arrivo a Cortina. Gara mossa con una salitella nel finale dove vincere è stato Tobias Foss del team Ineos Grenadier. Piccola parentesi su Van der Poel, penso che l'avete già visto tutti, ma ha dominato quest'anno Fiandre e Roubaix. Ha corso poco, ha fatto poche gare, ma dove ha corso è andato davvero forte. È partito quest'anno con la Milano-Sanremo, non l'ha dominata perché l'ha vinta il compagno Philipsen, ma ha dimostrato tanta gamba perché in cima al poggio è scattato Pogačar e lui è stato l'unico a seguirlo. Poi, essendo in un gruppetto ristretto, perché erano 10 davanti a giocarsela, ha dovuto più che deciso tirare la volata al compagno Philipsen, quindi ha dovuto lavorare per lui e alla fine è arrivato decimo. Il risultato dell'Amstel per Van der Poel è stato il peggiore di questa stagione. Domenica lo vedremo anche alla Liegi, che è un monumento che gli manca. Se avrà la condizione che aveva il Giro delle Fiandre alla Roubaix, sarà dura batterlo. Ma è una gara non per lui, forse un po' duretta, e se continua con la condizione che ha avuto all'Amstel. Non è Van der Poel che abbiamo visto inizio stagione, ma questa è un'altra parentesi. Van der Poel non è mai da sottovalutare. Il favorito di giornata, secondo me, alla Liegi sarà Tadej Pogačar. Oltre a questo, si è corsa anche la prima prova di Coppa del Mondo di mountain bike. Rispetto alle scorse stagioni, si è corso lo short track il sabato piuttosto che il venerdì e poi la gara di XCO la domenica. Sicuramente questo ha influito perché chi è andato forte il sabato poi non è andato fortissimo la domenica. A vincere nella prova femminile è stata Ivy Richard nello short track, che poi la domenica però non si è confermata, perché a vincere la domenica è stata Jenny Risveld davanti a Savilia Blanc. È stata una gara molto bella e molto combattuta. Invece, per quanto riguarda gli uomini, il sabato nello short track a vincere è stato Sam Gaze davanti a Luca Schwarzbaumer. E dietro i Specialized che si sono dati in battaglia fra di loro già il sabato con Martin Vidaur che è arrivato terzo davanti a Witkor Koreschi. Si sono dato un po' di sportellate il sabato, poi però hanno fatto pace, diciamo. La domenica invece gli Specialized hanno dominato la gara fin dall'inizio con Vidaur e Koreschi che sono sempre stati davanti in un gruppetto assieme a Dubo e Colombo. Poi la gara più avanti si andava, più il gruppetto diventava grande davanti. E
Fino a che all'ultimo giro arriva, anzi al penultimo giro arriva nel gruppetto Blevins, sempre un atleta Specialized. E Blevins è un atleta molto veloce, è stato il primo atleta a vincere il mondiale di XCC in Val di Sole, ormai nel 2021. Arriva Blevins, ultimo giro, stacca tutti e va a vincere. Dietro di lui un altro Specialized è stato finalmente Koreczki. Gara molto bella questa e molto incerta fino all'ultimo, proprio perché dal penultimo giro iniziava a diventare sempre più grande il gruppo di testa. Buon sesto posto invece per Simone Avondetto, partito oltre la 60ª posizione. E è riuscito anche a battere per la volata del sesto posto Senna Gaze, che è un atleta molto veloce. E con questo chiudiamo Mondo Gare. Passiamo al prodotto della settimana o novità tech. La cosa che mi ha colpito di più, che volevo portare all'interno di questo DS Cycling, sono state le bici prototipo del Team 1X. Come vi avevo già accennato in qualche video di Pro Cycling Manager, avevo aperto la parentesi dei caschi, che stanno diventando sempre più estremi, anche le biciclette stanno diventando sempre più estreme. Questo modello di Dare mi ha colpito perché sembra praticamente una bicicletta da cronometro, che è il loro nuovo modello di bicicletta aereo. Oltre al telaio che è molto estremo, secondo me è molto aerodinamica come bicicletta, ha un manubrio che in parte alta è enorme, che fai sicuramente fatica a metterci le mani sopra. Difatti non la usano in salita, penso. Attualmente è ancora un prototipo, ma questa cosa mi ha colpito molto. E detto questo, siamo arrivati alla fine del video, spero che questo video vi sia piaciuto. Se lo state ascoltando, lasciate pure un mi piace e seguitemi anche su Spotify. Questo è solo il primo video, è solo il primo podcast. Se non l'avete ancora fatto, vi ricordo di iscrivervi al canale su YouTube e accendete la campanellina per rimanere aggiornati su tutti i prossimi video. Prossimamente ce ne saranno tanti, finalmente. E io vi saluto e ci vediamo alla prossima. Baby girl, love my bop and I like me too. No roof on my top and my babe see through. Hating on the pen, don't stop, shit ain't gon' feed you.